cade dalle braccia della mamma Scanno, bimba di 18 mesi trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara. Blitz al veneziale di Isernia del neo commissario alla sanità Bonamico, la sanità pubblica costa 5 volte quella privata. Il restyling di corso Vittorio Emanuele II piace ai pescaresi, nostra inchiesta, troppe buche, era ora. Parte il CIS, il Molise scommette sul turismo lento e sostenibile investendo 130 milioni sui tratturi, stamattina la firma del contratto. Il governatore del Molise Francesco Roberti decade da sindaco di Termoli, il vice facente funzioni Ferrazzano servono parcheggi. Castelli, città della ceramica, è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Dino Pepe. E infine lo sport calcio Serie D, Campobasso vince in rimonta, Mosconi soddisfatto del carattere dei suoi. Saremo protagonisti, dice il tecnico rossoblù. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati con la nostra informazione. In apertura, come avete sentito, c'è la cronaca, cade dalle braccia della mamma Scanno, bimba di 18 mesi trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara. Tutti i particolari da Pierluigi Boragine. Una domenica in famiglia all'insegna della serenità rischia di trasformarsi in tragedia. Una bimba di soli 18 mesi sfugge dalle braccia della madre e cade a terra. Immediati soccorsi a Scanno lungo il sentiero del cuore dove una famiglia romana aveva deciso di trascorrere il giorno di festa. Dai sanitari del 118 le prime cure, poi il trasferimento in elicottero all'ospedale di Pescara. Lì il passaggio in pronto soccorso e poi il ricovero nella terapia intensiva della pediatria, dove la piccola è costantemente monitorata, è in gravi condizioni ma non rischierebbe la vita. Attorno alla vicenda c'è il massimo riserbo, anche se le conseguenze dell'impatto a terra sembrerebbero meno gravi del previsto. Ancora cronaca, ma andiamo in Molise. Due auto in fiamme nella notte a Campomarino e Termoli. In entrambi i casi c'è il forte sospetto della matrice dolosa. A Campomarino, in via Puglia, una zona centrale della cittadina, un'autovettura Tiguan ha preso fuoco nel piazzale di un condominio intorno all'1:30 di notte. Grande lo spavento per i residenti del quartiere che hanno avvertito immediatamente i vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto unitamente ai carabinieri di Termoli. Totalmente distrutta l'autovettura, gravemente danneggiata anche l'utilitaria parcheggiata accanto. Le forze dell'ordine non escludono l'origine dolosa e l'ipotesi della ritorsione. Qualche ora più tardi, intorno alle 5:30, è andata a fuoco anche una seconda autovettura, ma a Termoli si tratterebbe di un Range Rover rubato e bruciato. Intervenuta anche qui la squadra del 115 del distaccamento di Termoli. Ed ora parliamo di sanità. Blitz del commissario ad acta Marco Bonamico al veneziale di Isernia. Il pubblico dice costa 5 volte il privato. Non ci saranno tagli ma razionalizzazioni. Queste le parole del successore di Toma, Pasquale Damiani. Marco Bonamico è il nuovo commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. Si è calato subito nella nuova veste. Questa mattina ha fatto visita all'ospedale veneziale di Isernia. Per prima cosa vuol conoscere di persona le strutture e di come sono sistemate. Intanto bisogna conoscere le strutture per poterle gestire, anche se io non devo gestire le strutture, è un compito dell'ASN, però mi voglio rendere conto di come sono le strutture, come sono sistemate, ne ho viste già abbastanza e cercherò di vederle tutte. Il Molise ha bisogno di una rimodulazione degli ospedali? Sicuramente ha bisogno di una razionalizzazione. Io dico sempre che non si deve parlare sicuramente di tagli, ma di accorpamenti e di razionalizzazione delle strutture. Per Bonamico uno dei principali problemi è la carenza di personale. Certamente c'è bisogno di personale, specialmente personale medico e anche infermieristico, anche se ultimamente sono stati assunti, credo nel 2003, circa 79 infermieri. Però il problema è il personale medico, ci sono tantissimi concorsi in atto e speriamo che l'ASNEM riesca a reperire il personale. Bisogna essere attrattivi, per essere attrattivi bisogna che le strutture siano funzionali e quindi è questa la ragione per la quale io sto cercando di muovermi, per capire come migliorare le strutture, come modernizzarle e speriamo di riuscirci. Secondo lei quali sono le maggiori criticità?
Ma secondo me le maggiori criticità sono i costi, bisogna capire se realmente i costi sono reali o se sono troppo alti. E questo in funzione pure delle strutture, cioè se la struttura è vecchia va ristrutturata, è fatiscente, eccetera, i costi salgono inevitabilmente. Quindi una delle ragioni per le quali sto girando, ripeto, è quella di capire come sono messe le strutture. Ne ho viste già tante, molte sono messe male, sicuramente c'è bisogno di un piano di ristrutturazione delle strutture, di ammodernamento. Devo dire che con la struttura della regione e della direzione generale stiamo facendo una ricognizione molto attenta sulle strutture. Sanità pubblica e privata, ci sarà un punto di incontro? Ma la sanità privata è sicuramente di supporto e importante per la regione e comunque ho letto più volte che i problemi del Molise dipendono dalle strutture private. Devo dire che assolutamente non è così, le strutture private sono a supporto del pubblico e poi sono una piccola parte, perché il pubblico costa molto più della struttura, costa 5 volte le strutture private, quindi dire che il problema del Molise sono le strutture private è un falso problema. Pescara, restyling di Corso Vittorio Emanuele II. I lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune. Qualche disagio alla viabilità, ma i cittadini colgono favorevolmente l'intervento. Dicono troppe buche, era ora. Sentiamo. Siamo nel cuore di Pescara, Corso Vittorio Emanuele, a distanza di una settimana dall'inizio dei lavori di restyling. La ditta per conto del Comune sta provvedendo al rifacimento dell'asfalto e della pista ciclabile. L'intervento prosegue lacrimente. Ci sono state tante polemiche perché inevitabilmente dei disagi alla popolazione sono stati arrecati in questo tratto che è assolutamente centrale. Il cronoprogramma prevede il termine dell'opera il 7 settembre. Intanto noi abbiamo ascoltato la cittadinanza. Ebbene, tutti vedono con favore questo intervento che darà un nuovo volto a Corso Vittorio Emanuele. Sicuramente c'è qualche criticità, ma sentiamo cosa ci hanno detto i cittadini di Pescara. Questo tratto di strada lo faccio sempre a piedi, per cui non rappresenta un problema per me, perlomeno oggi. Quindi ben vengano i lavori di restyling. Speriamo siano utili a tutta la cittadinanza. Signore, ci sono disagi con questi lavori qui oppure l'intervento andava fatto subito? Che ne pensate? Non sappiamo, comunque sono lavori che occorrono, credo, quindi... Anche perché questa strada centralissima avrà un nuovo volto, una nuova pista ciclabile. Aspettiamo sempre il meglio per Pescara. Certo, siamo contenti. Grazie. La signora va in bicicletta e a breve ci sarà il rinnovo della pista ciclabile qui su Corso Vittorio Emanuele, perché sono in corso dei lavori. Sì. Secondo lei ci sono disagi oppure era un'opera che nonostante tutto andava fatta in questo periodo? Guardi, io non so qual è il periodo migliore per fare questi lavori, perché in effetti portano sempre un po' di disagio alla città, ovviamente. Però insomma era necessario anche per noi ciclisti oppure quelli che vanno col monopattino, che era un problema, cioè c'erano talmente tante buche che era veramente pericoloso, quindi io auspicavo fortemente questo intervento. Onestamente non so dire se... Penso che chi ha fatto questo progetto avrà tenuto conto, no? di questa situazione, del periodo. Va bene, l'importante è adesso che si faccia questo lavoro finalmente. In provincia di Teramo i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica 186 persone ritenute presunte responsabili di indebita percezione di reddito di cittadinanza per un danno complessivo nei confronti dell'erario di oltre 1 milione di euro. L'attività investigativa, ricostruito mediante riscontri incrociati con gli uffici delle anagrafi comunali, l'INPS e il controllo del territorio, che le persone denunciate avevano prodotto false dichiarazioni. Le più comuni dichiarazioni mendaci riguardavano, per quanto concerne gli stranieri, 147 su 186, la falsa attestazione sul requisito di aver risieduto in Italia da almeno 10 anni. Per ciò che invece riguarda gli italiani, le false dichiarazioni attestavano invece una situazione economica non veritiera.
E cambiamo argomento. 59 comuni e un consorzio di bonifica, quasi 130 milioni di euro, sono i numeri del progetto sviluppo turistico lungo i tratturi molisani. Oggi la firma del contratto tra Campo di Pietra, comune capofila, e il gruppo che ha vinto la gara per la progettazione esecutiva. Vediamo. Il Molise scommette sul turismo lento e sostenibile e sui suoi tratturi. Le antiche strade della transumanza, grazie al progetto sviluppo turistico lungo i tratturi molisani, incluso nel CIS Molise. Il primo contratto di sviluppo siglato nel 2019 da Giuseppe Conte come primo ministro dell'esecutivo giallorosso e finanziato con quasi 130 milioni di euro. Un progetto che vede Campo di Pietra, comune capofila di un partenariato che coinvolge altre 59 amministrazioni comunali e un consorzio di bonifica. In mattinata la firma del contratto con il rappresentante del gruppo dei tecnici che ha vinto la gara per la progettazione esecutiva. L'obiettivo è quello di ripristinare i tratturi nella loro percorribilità e quindi fruibilità per destinarli al turismo lento. E quindi poi tutta una serie di altre attività collegate e connesse a quella principale, appunto, che è il ripristino dei tratturi. Una sfida rilevante anche per il direttore della Technital, che si è soffermato sui particolari del progetto. È un progetto che si compone sostanzialmente di tre elementi: ovviamente la valorizzazione dei tratturi, dei tre principali tratturi del Molise, la valorizzazione dei borghi che in questi tratturi vengono incontrati e poi un sistema di bretelle, di elementi di collegamento tra questi tratturi. È un intervento che in termini di importo lavori sfiora i 100 milioni di euro, davvero direi che è un caso unico in Italia, con noi stessi che seguiamo lavori molto grossi, un intervento così importante di valorizzazione turistica non l'avevamo mai visto. Un approccio globale uniforme che consentirà di riscoprire i tratturi, il patrimonio naturalistico ma anche storico dei borghi del Molise che insistono sulle antiche vie della transumanza. Oggi inizia un'avventura per il Molise perché per la prima volta si affronta il tema dei tratturi in maniera globale. Una progettazione complessa che ha fatto capo al comune di Campo di Pietra che sta arrivando a conclusione. Oggi diciamo il primo passo per arrivare a una definizione progettuale di tutto l'asse tratturale che praticamente costituisce l'ossatura storica e anche fisica del territorio che dovrà essere restituita alla collettività non solo per finalità pratiche legate alla collettività che ne è proprietaria, ma anche e soprattutto in funzione di una immagine verso l'esterno del Molise. Il consigliere regionale dell'Abruzzo del PD, Dino Pepe, presenta una proposta di legge come primo firmatario insieme a Paolucci e Marinani per riconoscere Castelli come città della ceramica, un provvedimento volto a portare avanti il patrimonio artistico, culturale e storico di questo borgo dell'entroterra teramano. Sentiamo Chiara Bonatti. Il consigliere regionale del PD, Dino Pepe, ha presentato come primo firmatario una proposta di legge su Castelli, città della ceramica. Insieme a lui firmatari anche Paolucci e Mariani. La proposta mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico di quello che è il fulcro di uno dei borghi dell'entroterra teramano. Proposta di legge che abbiamo condiviso innanzitutto con il territorio e oggi la condividiamo anche con la provincia di Teramo per far passare questa legge presentata nei giorni scorsi, sottoscritta anche da altri consiglieri come Paolucci e Mariani, e vogliamo attraverso questo progetto di legge il riconoscimento ufficiale della città di Castelli come città della ceramica abruzzese. In più chiediamo anche un riconoscimento, una valorizzazione, ma soprattutto un sostegno finanziario per quanto riguarda la mostra mercato con un contributo regionale di 60.000 euro e una collaborazione diffusa con gli operatori del territorio, a cominciare anche dal liceo Grue, attraverso borse di studio specifiche, attraverso la partecipazione di Castelli e dei suoi operatori alle fiere alle quali partecipa la Regione Abruzzo a livello nazionale ed internazionale. Vuole essere uno strumento di valorizzazione del territorio e quindi di Castelli in maniera particolare. Importante passo secondo il sindaco Rinaldo Seca, che sottolinea come sia fondamentale per tutta la regione
conservazione e il patrimonio culturale di Castelli. A nome dell'amministrazione e della comunità sia artigiana che di Castelli ringrazio il consigliere Pepe che si è fatto promotore di questa importante proposta di legge. Spero insomma che ci sia la convergenza di tutti i consiglieri per riconoscere a Castelli innanzitutto l'importanza come centro di antica produzione abruzzese tra i più importanti d'Italia. Castelli, come insomma tante volte le vostre telecamere ho consegnato, vive negli anni molto complessi dovuti ai terremoti, alle nevicate, insomma alla crisi del settore, quindi ha bisogno di rilanciarsi. Sicuramente questo può essere un passo fondamentale per il riconoscimento, ma soprattutto per iniziare a convogliare, incanalare le risorse per il rilancio. Per esempio nella legge è previsto una dotazione finanziaria importante per la mostra mercato. L'anno prossimo taglieremo il 60° Nestoro, quindi insomma speriamo che potremo organizzare una mostra degna dell'appuntamento. Torniamo in Molise. Il governatore Francesco Roberti decade da sindaco di Termoli. Il vice facente funzioni Vincenzo Ferrazzano dice servono parcheggi. Per noi c'era il collega Emanuele Bracone. Sentite. Con oggi si è conclusa la procedura prevista dal testo unico, quindi il terzo consiglio comunale con il quale è stata dichiarata la decadenza dell'ingegner Francesco Roberti quale sindaco. Da oggi Francesco Roberti non è più il sindaco di Termoli e da oggi al timone della cittadina adriatica ci sarà il vice Enzo Ferrazzano. Veramente devo dire che nonostante tutti gli anni di esperienze come amministratore comunale, stamattina vivo una grande emozione. In consiglio comunale l'iter conclusivo del passaggio di consegne, Ferrazzano è apparso emozionato ma al contempo lucido nell'indicare quali sono gli obiettivi da raggiungere nell'ultimo scorcio di legislatura. In questi giorni del mese di luglio e agosto stiamo vedendo la grossa sofferenza di chi si viene a Termoli perché non si riesce a trovare un posto di parcheggio, per cui va subito ripreso e affrontato e messo in atto tutte le procedure per la realizzazione del parcheggio multipiano a Piazza Donatori di Sangue e il parcheggio della rigenerazione urbana a Pozzo Dolce, su cui abbiamo avuto già 5 milioni di finanziamento dal Ministero. In aula il commiato della maggioranza, parole di stima per il lavoro svolto dall'amministratore e d'affetto per l'amico che ora dovrà risollevare le sorti della regione. C'è stato questo messaggio di ringraziamento e di gratitudine per tutta l'attività amministrativa e politica che ha svolto in favore della città di Termoli. È stata davvero una guida per tutti, è riuscito a mantenere gli equilibri, è riuscito in soli quattro anni a raggiungere gli apici della politica regionale. È riuscito contestualmente ad esercitare le doppie funzioni di sindaco e di presidente della provincia, lo ha fatto in maniera egregia. In Molise l'iter delle opere da realizzare con il PNRR in ritardo, senza un colpo di remi si rischia di mettere un'ipoteca seria sulla realizzazione effettiva degli interventi. Ne abbiamo parlato con l'assessore delegato Michele Iorio che dice una grande scommessa ma occorre rivederne i metodi di gestione. Sentite. A quasi due anni dalla sua approvazione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che doveva cambiare il volto dell'Italia, sta facendo emergere alcuni dei suoi problemi più noti, specie nella pubblica amministrazione. La spesa dei fondi va a rilento e molte regioni, tra cui il Molise, sono in ritardo. Resta una grande scommessa, dichiara Michele Iorio, assessore con delega al coordinamento fondi europei e PNRR, ma occorre, dice, rivederne i metodi di gestione. Una grande scommessa perché PNRR non ha visto brillare le regioni all'interno del sistema e quindi in qualche modo credo che dovremmo anche con il governo insomma, affermare il ruolo programmatorio che le regioni devono avere in questo settore. Tanti fondi a disposizione da spendere, tra questi anche quelli dell'obiettivo 1 che vedono il Molise tra le regioni più svantaggiate d'Italia. Noi possiamo fare molto, utilizzando anche i fondi della coesione, siamo di nuovo, purtroppo dico, ritornati nell'obiettivo 1, quindi abbiamo un'enorme quantità di denaro che deve essere speso per bene e abbiamo bisogno anche di rivedere le strutture, di rivedere i metodi di gestione, di confrontarci con le amministrazioni locali, con gli imprenditori, con gli stakeholders dei vari settori.
Si può fare molto, si può lavorare molto. La politica del dialogo è quella del sorriso, che è mancato in quest'ultimo periodo. Restiamo in tema fondi europei e nuova programmazione. Micaela Fanelli, facile entusiasmo, dice, dei nostri parlamentari, la realtà è diversa. Una delle novità del centrodestra molisano è la prassi dei parlamentari Costanzo Della Porta e Elisabetta Lancellotta di dare comunicazione su questioni nazionali di programmazione comunitaria a ricaduta locale. Credo succeda, puntualizza Fanelli, in assenza di politica regionale, ma voglio sperare che sarà recuperato dall'esercizio della delega da parte del nuovo assessore regionale, che poi è Michele Iorio. Mi riferisco, prosegue l'esponente regionale del PD, alle ultime dichiarazioni dei due parlamentari molisani sull'FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, una delle ipotesi che pare il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia ipotizzato alla Regione per coprire il disavanzo è proprio l'uso di questi fondi. Un cane che si morde la coda, dichiara Fanelli, resta il fatto che i soldi regionali del cofinanziamento non ci sono e così i fondi europei, circa 1 miliardo di euro, non possono essere spesi. Migliorare l'efficientamento energetico delle scuole abruzzesi. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha stipulato una convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha elaborato il software gestionale di controllo dei consumi. Particolari nel prossimo servizio. Al via i controlli su consumo energetico degli edifici scolastici abruzzesi. La Regione ha deciso di aderire all'opportunità che prevede l'impegno a controllare i consumi delle scuole di ogni ordine e grado. Lo ha reso noto l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale dopo che la Giunta regionale ha dato il via libera alla firma di una convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha elaborato il software gestionale di controllo dei consumi energetici inserito sulla piattaforma dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. In base all'accordo, il software della Regione Friuli sarà calato sul sistema Ares, la piattaforma che censisce gli edifici scolastici. L'adesione all'iniziativa, ha detto l'assessore Quaresimale, ci permetterà di capire l'efficienza energetica degli edifici scolastici e programmare una serie di interventi di efficientamento e miglioramento energetico a beneficio della collettività e dell'ambiente. L'implementazione del software gestionale per i controlli energetici sulla piattaforma Ares prevede che ad operare siano direttamente responsabili degli enti proprietari degli immobili che ospitano le scuole. Dovranno fornire una serie di risposte che andranno direttamente sulla piattaforma e che indicheranno il livello di consumo dell'immobile stesso. Primo appuntamento ieri sera a Castel di Sangro del programma delle serate estive al Museo Civico con un binomio tra musica e degustazione enogastronomica abruzzese. Ce ne riferisce Pasquale Damiani. Il Museo Civico Fidenate di Castel di Sangro ha aperto la stagione estiva con un calendario ricco di grandi appuntamenti. Nello splendido chiostro quattrocentesco dell'ex convento della Maddalena, ieri sera una serata tra musica, vini artigianali e sfiziose proposte gourmet. L'ensemble Piano Piano ha allietato la serata con musiche di Rossini, Joplin, Beethoven e tante colonne sonore, con brani che spaziano dal classico al jazz al moderno. Si tratta di quattro artiste che hanno conseguito a pieni voti la laurea magistrale in pianoforte presso il Conservatorio Casella dell'Aquila. Il numeroso pubblico presente ha molto apprezzato questo binomio tra musica e degustazione enogastronomica abruzzese, messo su ancora una volta dal dinamico direttore del Museo Civico Fidenate, l'architetto Mario Rainaldi. Musica e cibo hanno uno stretto legame perché il suono può cambiare la percezione del cibo attraverso il coinvolgimento dei sensi. Un connubio perfetto che fa parte della storia dell'uomo e della sua evoluzione. Note e piaceri della gola, infatti, da sempre regalano grandi emozioni e le prime possono influenzare la percezione del cibo. Nei prossimi giorni, altri appuntamenti nel chiostro dell'ex convento della Maddalena. Troppo pesanti gli effetti del clima sui vigneti in Molise. Per le organizzazioni CIA, Coldiretti e Confagricoltura bisogna dichiarare lo stato di crisi e risarcire le aziende, perdite tra il 70 e il 100%. Stefania Potente.
Dichiarare lo stato di crisi del settore vitivinicolo dopo i pesanti danni alla produzione provocati dal clima e dalla peronospora della vite. Lo chiedono compatte le organizzazioni del settore, CIA, Confagricoltura e Coldiretti, in una nota congiunta. Sono necessari interventi immediati e improcrastinabili da parte della Regione Molise per mettere a punto strategie di contrasto alla malattia della vite e risarcire le aziende vitivinicole, sottolineano le organizzazioni del settore, che hanno calcolato i danni provocati dal parassita. Si aggirano tra il 70 e il 100%, ci sono vigneti completamente distrutti in alcune zone del Molise. I viticoltori, aggiungono CIA Coldiretti e Confagricoltura, non hanno potuto effettuare una lotta alla peronospora efficace a causa delle continue piogge di maggio e giugno. È stato dunque impossibile per gli imprenditori agricoli effettuare trattamenti antiparassitari che hanno determinato la diffusione del fungo. Le organizzazioni quindi chiedono di mettere in campo azioni urgenti come la verifica immediata dei danni da parte delle strutture tecniche regionali, la deroga al divieto di bruciatura dei tralci e dei residui di potatura della vite per contenere l'incremento della peronospora al suolo, il riconoscimento di ristori economici per gli operatori del settore per il mancato reddito. E cambiamo argomento, è stato appena pubblicato dalla casa editrice Rubbettino il libro Mostri quando non c'è più l'amore di Giovanni Mancinone, che sarà presentato al pubblico di Capracotta oggi alle 18.30 nella Sala della Cultura. Dopo i saluti del sindaco Candido Paglione, a dialogare con l'autore ci sarà la giornalista Bibiana Chierchia. Previsto l'intervento della dottoressa Desiree Mancinone, psicologa e psicoterapeuta. Mostri, 10 storie vere e 11 vittime, quasi tutte donne, vuole contribuire ad aprire un ampio momento di riflessione su un tema di grande attualità, quello sulla violenza di genere, che interessa purtroppo tutto il paese. Ed ora scopriamo insieme che tempo farà in Abruzzo e Molise con le nostre previsioni. Previsioni del tempo di martedì 8 agosto, un campo di alte pressioni abbraccia l'Abruzzo e garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature: L'Aquila minima 10, massima 27 gradi, Pescara 19-29, Chieti 19-26, Teramo 14-26. Quadro pressoché identico in Molise, dove sono previste ampie schiarite. Le temperature: Campobasso minima 14 gradi, massima 23, Isernia 16-27, Termoli 16-29, Venafro 17-29. Ed è tutto per questa edizione, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo con lo sport. Lo sport, in apertura il calcio di Serie D, il Campobasso vince in rimonta, Mosconi soddisfatto del carattere dei suoi, saremo protagonisti, dice il tecnico rossoblu. Sentite. Vincere in rimonta non è mai facile e quando succede è sempre un segnale positivo, significa che la squadra ha carattere, carattere dimostrato dal Campobasso contro l'Apice, Lupi due volte in svantaggio e capaci di ribaltare il risultato. È un percorso di crescita che dobbiamo portare avanti, non è che mi aspettavo di più o di meno, era soltanto una partita, magari su un campo oggi magari più pesante, siamo arrivati dopo 2 settimane di lavoro con i carichi importanti, dobbiamo essere più lucidi di testa, però c'è sta quando arrivi così con questi carichi, c'è sta che magari sei un attimino frenetico, c'è sta che non c'è quell'attenzione che bisogna averci, però è un allenamento d'agosto, basta là, però magari si possono trarre indicazioni anche su questi allenamenti importanti, soprattutto a livello di testa, a livello di gambe, quello, cioè, serve anche per conoscere caratterialmente i ragazzi. Il calcio d'estate non fa testo, ma le sensazioni sono comunque positive. La Coppa Italia, subito dopo Ferragosto, servirà al Campobasso per testare gambe e schemi in vista del campionato. Se il calendario resta questo, in
inizia Coppa Italia, ma anche quella sarà una tappa da avvicinamento per il campionato. Sarà uno step importante per il campionato, dobbiamo fare bene perché almeno ci dà minuti per arrivare al campionato con due partite sulle gambe, soprattutto per quello, perché le gare ufficiali c'è un'altra adrenalina, c'è un'altra condizione, ma soprattutto ci serviranno in prospettiva futura per prepararci bene per l'inizio del campionato. Sono partite importanti e allenanti soprattutto. Un campionato che il Campobasso vuole vincere, per questo Mosconi vorrebbe partire subito con il piede sul gas per mettere in chiaro la situazione. Il girone vedremo, aspettiamo l'esito, vediamo quello che succede, magari non so quello che potrà succedere, però tanto in che girone ci metteranno sappiamo che dobbiamo essere protagonisti come le altre squadre, cioè dobbiamo giocare con tutti, con tutte, con tutte, e vedremo quello che viene fuori. Gli ultimi anni il Campobasso hanno messo sempre sul girone F, gli ultimi anni, se viene confermato quel girone sappiamo che è un girone tosto. Calcio di eccellenza, l'Isernia continua ad arricchire il suo organico con un giovane ed una certezza. Il giovane è Luca Cristina, classe 2006, professione attaccante Scampoli di Match lo scorso anno, bomber di grande prospettiva. La certezza invece è rappresentata da Andrea Monteduro, difensore solido, forte, anzi fortissimo nel gioco aereo, veloce e aggressivo quanto basta per tenere a bada gli avversari. Due conferme importanti che vanno ad impreziosire una rosa che inizia a prendere forma e che nelle intenzioni del club dovrà provare a vincere il massimo torneo regionale, duellando con Guglionesi, Venafro e Aurora Alto Casertano. Ed è tutto con lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.